Buongiorno equipaggio, benvenuti a bordo e bentornati qui nel deserto della California, non tanto distante da Slab City, la città degli squatters, che sta a una ventina di chilometri da quelle parti più o meno. Ma più che altro, guardate qua, sono le dune di Algodon, iniziano più o meno dove siamo in questo momento e terminano in Messico, non tanto distante da Mexicali, cittadina dove siamo stati diverso tempo e più di una volta. Guardate qua, papà, strepitoso questo posto. Questa è la pista da cui arriviamo, non è passato assolutamente nessuno, ma nessuno da ieri, nessuno, qua non passa nessuno. D'altronde questo posto non collega niente con niente, perché parte dalle dune e arriva proprio nei pressi di Slab City, dove non è che ci sia molto traffico, diciamo così. Guardate che spettacolo assoluto, siamo assolutamente fuori dal mondo. Abbiamo il sole, abbiamo l'acqua, abbiamo il frigo pieno. Cosa si potrebbe volere di più? Nada más. In realtà lì passa anche il treno ed è l'unica cosa che ci collega un po' alla civiltà, se facciamo eccezione per alcune antenne militari che si vedono un po' qua in giro. Perché dovete sapere che le montagne che mi stanno alle spalle, quelle, sono le Chocolate Mountains e sono tutta un'area delimitata dove vengono fatte esercitazioni militari. Adesso noi andremo da quella parte, andremo in direzione di Slab City, poi probabilmente costeggeremo il Salton Sea per andare un po' più a nord. Questo deserto ci era piaciuto tantissimo quando siamo venuti la prima volta, non avevamo potuto esplorarlo come stiamo facendo adesso perché il clima non lo consentiva e quindi adesso vogliamo capire bene cosa si prova a rimanere qua in questo momento in cui il clima in realtà è perfetto. Di notte fa freddo, sotto zero, adesso ci sono circa 15 gradi, il sole scalda. Noi ci prepariamo alla partenza, mettovi l'antenna e vamos. In questo momento si sente solamente il suono del nostro Weber Sparker che sta scaldando il motore, perché necessita. Sbam! Deserto top. Dobbiamo dire che anche questa notte Lucia ha messo fuori la stealth e anche questa notte abbiamo beccato. Ragazzi, abbiamo preso un animale veramente bellissimo. Sembra quasi una volpe, guardatelo. Girava proprio qua davanti a noi, probabilmente incuriosito da questo mezzo che dice: ma che ce fai qua? È casa mia, lasciami stare. E c'ha ragione. Adesso proseguiamo, andiamo proprio a vedere dove termina la sabbia di queste dune e dove riusciremo a passare dall'altra parte, se si riesce. Oh, ambiente chiuso, non isolato della cabina, fa sì che dentro in realtà il sole faccia accumulare abbastanza calore qua, il che è abbastanza piacevole. Le chiavi. Oggi lo saluto da qua, questo bellissimo posto. Ciao deserto. E riprendiamo la nostra sabbiosina pista. Qua dobbiamo attraversare un sacco di questi corsi d'acqua, perché ricordiamoci che qua ogni tanto succede che ci sono delle inondazioni. Quindi dalla montagna arrivano tutte le rocce e porta via parte della strada.
Qua siamo evidentemente nel letto del delta di un fiume, perché si vedono tutte queste confluenze di questi rigagnoli e poi il terreno è tutto più smosso, tutta pietra. Interessante la parte geologica del deserto, questo punto. Sì, perché quando piove forte l'acqua arriva dalle montagne e va verso il lago salato, che ricordiamoci è laggiù in fondo. E quando attraversiamo questi rigagnoli d'acqua, una volta acqua, sobbalziamo un bel po'. Ragazzi, stiamo per arrivare in questa zona, è così tratteggiata perché è l'area militare. Quindi stiamo quasi per toccare la bombing zone. Un corso incredibile questo, perché ti consente anche proprio di passare vicino dove fanno queste esercitazioni e magari tu non te ne rendi neanche conto, perché non saranno tutti i giorni, però sei vicino a una zona dove passano gli aerei a bombardare, insomma, provare, sperimentare, addestrare, the top. Ci siamo avvicinati un po' alle Chocolate Mountains. Effettivamente hanno un po' il color cioccolato, Luci, mangiati un pezzo di Chocolate Mountain. No, the mountain no, the chocolate magari. Comunque sempre bella dissestata questa pista. Tutto sembra così vicino, ma in realtà sono decine e decine di chilometri, ragazzi. Tutto anche un po' un sali e scendi. Tutto molto ghiaioso. Questa pista non è assolutamente mantenuta e quest'estate è venuta una bella acquazzone, quindi ha portato via dei pezzi di strada. Now we go on and on with this poor love song. We've been working on far too long, baby. Do you still remember when our hearts tuned up spontaneously? Qui la pista sembra un piccolo canyon e corre proprio dove c'è un po' più di vegetazione. Stiamo entrando nuovamente nel letto del fiume. Diventa la nostra strada il fiume. Sembrano delle piste che abbiamo fatto in Africa all'inizio del nostro viaggio. Il territorio è molto simile a quello che si può trovare in alcune parti del Marocco. E non nascondiamo che questa catena di dune assomiglia abbastanza all'Erg Chebbi in Marocco. È molto simile. Valentino si sente abbastanza a casa qua, senti come è contento. Proprio contento. Poi c'ha anche le gomme nuove. Proprio. Se non portatevi via da qua, stiamo qua. Giriamo in tondo, grandi. Sei contento? Sei contento che sei a casa nel deserto? Questa parte c'è più sabbia, bisogna dare un po' di gas, bisogna accelerare un pochino. Credo che stia passando un aereo, speriamo di tirare una bomba adesso. Ah, eccoli là! No, non si sente, non si vede. È impossibile vederlo. Il rumore è sopra di noi. Guarda, guarda! Oh! 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 Guarda! Siamo proprio vicini! Sì. Si sentono solo i rumori, vanno velocissimi. Cioè, quindi chissà quando li avremmo potuti vedere 10 minuti prima. Bombing range! Pista che praticamente delimita il confine qua.
Ma adesso siamo arrivati a uno di questi tantissimi canali che servono per l'irrigazione dei campi che stanno là dietro. Ci dovrebbe essere ovviamente l'attraversamento. L'abbiamo visto da Google, speriamo, beh. Questo, vedi? Cioè va sotto. Sotterraneo. Ah sì. Che percorso! Bellissimo, è stato veramente un percorso spettacolare. Non che sia finito, però adesso è un po' più sistemato. Qua si vede che lo mantengono in qualche modo. No, guardate quante api! Cioè, è pieno! Le api nel deserto. Oh, di nuovo gli aerei! Altre arnie! Tantissime! Ma questo percorso ci ha portato in un modo molto alternativo nelle retrovie di Slab City, che è sostanzialmente una comunità di persone che ritengono essere questo l'ultimo luogo libero degli Stati Uniti. È un posto che è nato già alla fine degli anni 70 ed è diventato abbastanza un punto di riferimento per gli alternativi già nella metà degli anni 80. Parliamo di persone che vivono in modi differenti, sostanzialmente fuori da ogni regola e da ogni legge statunitense. Si dice che la polizia qui non abbia molta giurisdizione, anche se nella realtà dei fatti non è proprio così. Però è chiaramente un luogo molto particolare dove vivono, specialmente d'inverno, ovvero nella stagione in cui ci troviamo adesso, molte persone. Noi quando siamo arrivati la scorsa volta erano pochissime, perché era estate, faceva caldissimo e c'erano solo quelli che stanno lì sempre, che sono certamente anche più radicali. D'inverno ci sono in particolar modo gli snowbirds, che è un po' quello che abbiamo fatto noi, siamo scappati dall'inverno per venire nelle zone più calde. Le persone che vivono qua non in modo permanente, probabilmente poi d'estate si spostano da altre parti e magari fanno anche dei lavori itineranti. Dei censimenti fatti riguardo le persone che vivono stabilmente a Slab City dimostrano che sostanzialmente si parla di persone che vivono grazie ai contributi statali, contributi di disabilità, contributi di disoccupazione. C'è certamente un background di persone molto differente e chiaramente molte cose non è che avvengono proprio tutte alla luce del sole. Infatti noi ora ci passeremo in mezzo, ma non è super consigliato andare in giro con le videocamere a riprendere qualsiasi cosa, perché magari qualcuno potrebbe non far piacere. Quindi vediamo un po'. Quindi useremo molta precauzione nel fare le riprese, noi ci siamo già passati. Adesso lo vedremo credo in modo diverso, vediamo un po'. Però dato che noi arriviamo dall'Alaska e abbiamo parlato della storia di Chris McCandle, Into the Wild, dobbiamo ricordare che lui di qua era passato all'inizio del suo pellegrinaggio verso il nord e anche nel film di Sean Penn si vedono delle scene proprio girate qui. È anche quindi un bel collegamento del nostro viaggio. Ed eccoci alla periferia di Slab City. Notiamo già da subito che ci sono più camper, più macchine, anche già qua un po' distante. Parliamo solamente di camper, ma di tutto ciò che può diventare una casa. Questa ad esempio è una casa mobile che è l'abitazione di qualcuno. Là ce n'è un'altra. C'è certamente anche tanta spazzatura. Tutta quest'area, ragazzi, era una vecchia base militare che è stata dismessa e in realtà ora è occupata da queste persone che in realtà non detengono nessun diritto di proprietà, però diciamo che per ora viene tollerato ormai da tanti anni. Qui c'è tutta della spazzatura che evidentemente è stata setacciata più di una volta per tirar fuori qualcosa di utile. Qua ragazzi sta un sacco di spazzatura.
Mamma mia, un sacco di spazzatura, una discarica. Diciamo che in pochi che vengono a visitare Slab City arrivano dalle retrovie. Chiaramente qua c'è anche tanta gente che vuole sparire, insomma, che viene a vivere qua perché non ha altro modo di, diciamo, sparire dalla comunità civilizzata. Alcuni si fanno anche i recinti, cose che sembrano delle proprietà private, ma non lo sono assolutamente, ragazzi. Cioè, sono delle proprietà, dei ranch, costruiti con materiali di riciclo, materiali di recupero. Gira certamente anche tanta droga da queste parti. La polizia di competenza più vicina sta a una decina di chilometri e quando interviene, in particolar modo per litigi, cose che magari finiscono anche male, tra chi cerca di prendersi un pezzo di terreno in più. Shelter Eco Village. Ora siamo arrivati al centro, siamo quasi al centro. Incredibile, andate a vedere il video che avevamo fatto quando siamo venuti d'estate, era praticamente deserto. Adesso è un deserto popolato, abitato, tantissima gente. Questo è, quanto si dice, l'ultimo avamposto della libertà statunitense. C'è anche l'internet caffè. Welcome. Possiamo andare all'internet caffè. Qui non c'è acqua corrente, non c'è elettricità, non c'è niente, quindi qua usano generatori e l'acqua se la devono andare a prendere o in qualche modo gli viene portata. Questo è una specie di ospedale della cittadina e si chiama Slab City perché qui attorno ci sono quelli che sono slab, ovvero della specie di bunker di cemento che erano state costruite durante la Seconda Guerra Mondiale perché qua si esercitavano i militari statunitensi. Poi questa zona è stata abbandonata ed è stata appunto occupata. Questo è l'Eco Resort, è diciamo un campeggio per chi viene qua magari un po' come noi e vuole rimanere qua la sera. Che se ne dica, in realtà non ci sono mai state segnalazioni che i turisti qua che sono venuti a farsi in giro hanno rischiato qualche cosa. Di solito non avviene, almeno che uno si voglia cercare dei guai. Questa che abbiamo raggiunto adesso è in realtà la strada principale che arriva da Civiltà qui a Slab City ed è la strada che abbiamo percorso l'altra volta che porta anche a Salvation Mountain, che è un altro dei posti molto famosi. Slab City, where freedom lies. Questo è il range e questo è un posto particolare, adesso lo vediamo certamente molto meglio rispetto a quando siamo venuti l'altra volta, che non era allestito, è il posto dove nei weekend celebrano la propria arte. Qui vengono a suonare, a cantare, di fatto un teatro, il range. Ci sono tutte le panche di legno e un vero e proprio palco. E questo è uno dei posti ritratti proprio dal film di Sean Penn Into the Wild, perché si vede Chris che suona e canta insieme alla ragazza che incontra proprio qua, che di fatto nel film di Sean Penn è una delle poche cose che non è reale, quella cosa non è mai successa, perlomeno non è mai stata documentata da Chris nel suo diario. Chiaramente qua bisognerebbe venirci la sera per vedere un po' cosa succede, o perlomeno rimanere qua la notte. Però guardate che bello, questo teatro è fatto tutto con cose recuperate. Comunque il The Range è The Range Slab City, c'è anche su Facebook, eh? Qua c'è il coso per le donazioni. Diciamo che per i fan di Into the Wild questo è un must to see. E guardate quante panche, quanti divani. Quello non so quanto possa reggere effettivamente. Questo non è il Magic Bus di Chris McCandle, eh? Però diciamo che ci assomiglia molto. Questo sarebbe il bar e dice che naturalmente ci lavorano dei volontari quando ci sono gli spettacoli. Ma guardate l'acqua, c'è la cisterna. Entra qua, c'è tutto l'impianto idraulico, perché d'altronde deve essere riempita la cisterna, sennò qua l'acqua non c'è. E qua dentro vengono depositati tutti gli strumenti musicali. Qua c'è anche Slab City Community Bulletin Board.
ci sono gli annunci del paese, tipo lo spettacolo che però è un po' vecchio. E poi c'è il cartello di qualcuno che fa lo yard sale, però vende i vestiti, scambia cose. Perché dovete sapere che molte delle persone che vivono qua vivono anche di baratto, specialmente i primi arrivati, i più giovani, magari già un po' meno questo. Qua sono super attrezzatissimi con pannelli fotovoltaici messi un po' ovunque. Dove c'è spazio ci sono. È anche stato adornato, probabilmente non funzionava più e ci hanno fatto una decorazione. C'è proprio di tutto. Chi fa la sua arte la vende, chi vende cose, chi invece non vuole essere disturbato. C'è anche le proprietà, se possiamo chiamarle così, sono diverse. Lui ha messo una tenda, in qualche modo, qualche pannello fotovoltaico portatile. Ognuno delimita un po' quello che definisce la sua proprietà con ciò che trova. Lui ha trovato gomme. Chi invece magari viene qui già più temporaneamente non delimita niente, si ferma così e via. E proseguendo di qua arriviamo proprio a quello che è il vero e proprio slab. Rispetto all'altra volta che siamo venuti c'è molto più gente, è molto più vivo. Eccolo qua, welcome to Slab City. Keep it simple, God is love. Questo è appunto quello che qua viene chiamato slab. Sta garritta veniva utilizzata per addestrare i militari nella seconda guerra mondiale e ce ne sono diverse qua. Questo slab sì. Ma proseguendo di qua vediamo apparire dal retro la Salvation Mountain. Il creatore di quest'opera d'arte si chiamava Leonard Knight. Ci ha messo quasi 30 anni della sua vita a costruire quest'opera. Si era trasferito qui a Slab City negli anni 80. È stato uno dei primi abitanti di questo posto e quasi da subito ha voluto in qualche modo dimostrare la sua devozione, il suo ringraziamento al Signore, creando questa opera che è interamente fatta di adobe, dipinta interamente con tutti i materiali che gli sono stati donati. Ci ha lavorato una persona da sola, ragazzi, è incredibile. E qui su questa placca commemorativa vediamo proprio la foto di Leonard Knight. Per tornare a Into the Wild, visto che ne abbiamo parlato tanto, probabilmente lo riconoscerete perché nel film c'era proprio lui che portava Chris e la ragazza a vedere quest'opera in prima persona. Purtroppo Leonard è morto un po' di anni fa. Fino a poco prima di quel momento in realtà lui era qui o a lavorare o a ricevere i turisti come noi e a raccontargli, dicono in modo veramente molto caloroso, molto affettuoso, tutto ciò che succedeva qui. Una volta si poteva salire, vedete che ci sono dei gradini, si poteva andare là in alto, ma già quando siamo venuti la volta scorsa era chiuso. Le persone che lavorano qua sono tutte volontarie, persone che vivono a Slab City e vengono qua per preservare la Salvation Mountain. Che opera incredibile. Una montagna decorata e dipinta. Per preservare l'opera alcune parti sono chiuse. Qua però si può vedere bene tutta la struttura, come è stata costruita, come viene sostenuta a volte da tronchi, da materiale sempre di riciclo. C'è un altro slab. E qui ci sono dei canali, ci sono anche delle sorgenti di acqua calda. Ma riprendiamo la strada e prendiamo la direzione nord, dobbiamo costeggiare il Salton Sea. Deserto, ragazzi. È che è un deserto dove ogni tanto c'è qualche campo coltivato. Stiamo andando in direzione di Bombay City, che è una cittadina dove siamo già passati, che è veramente particolare. Tanto là in fondo è comparso il lago. Un lago che
purtroppo è diventato inquinatissimo. Ma qui, di messicana memoria, incontriamo un posto di blocco. Eh sì, ragazzi. Questo è il posto di blocco del border control statunitense. Questa è una cosa che capita nelle zone abbastanza vicine alla frontiera qua negli Stati Uniti. E praticamente è una zona dove possono eventualmente anche ispezionarti il veicolo. Più a nord di questo posto di blocco in realtà è praticamente impossibile che possano farlo. Ma qua sì, perché siamo nella parte interna, zona dove c'è più controllo. Border control, border control. Vediamo se ci vogliono controllare. Hello? No. Yeah. Vogliono vedere il passaporto e siccome non li teniamo sempre qua davanti, ce li abbiamo dietro, quindi l'uscio è dovuto andare a prendere. Stanno guardando i passaporti, l'uscio gliel'ha passati dalla porta del camper. Sono controlli più che altro doganali. La polizia del border control, anche se non siamo proprio vicinissimi al border, è l'unica che può chiedere di vedere i passaporti. E ci ha chiesto anche da che aeroporto eravamo entrati, quindi gli ho dovuto spiegare che stavamo arrivando dal Canada, da Vancouver Island. E vabbè, hanno controllato. Ma eccoci arrivati a Bombay Beach. Ci sono ancora alcuni cartelli che risalgono agli anni 50-60, quando questo posto era strapopolato e qua venivano divi di Hollywood. Era un posto che, rispetto a quello che è oggi, è un altro pianeta, come si suol dire. Che posto, ragazzi, qua sembra che il mondo finisce. Bombay Beach oggi è ancora usatissima per delle scenografie di film, ci vengono a girare un po' di tutto. The last stop for Bombay Beach Resort. Guardate questo manifesto degli anni 50. Questo è il Bombay Beach Inn, cocktail and home cooking. Posto che l'altra volta era chiuso perché d'estate qua, regà, non ci viene nessuno. Devi venirci in pieno inverno. Bombay Beach è un po' mancare una caricatura di Stanley Kubrick. Ragazzi, ci sono un po' di harleyisti e noi vogliamo andare a provare il ristorante di Bombay Beach. Tipico americano, tipico del Salton Sea. Qua apri la porta, potrebbe succedere di tutto, non si vede assolutamente niente da fuori. Sente solo la musica, ci sono dei dollari appesi, sembra la porta di un frigorifero. Leggiamo che è aperto e quindi entriamo. Sento musica canto. Ragazzi, guardate che posto. Cioè, nel locale c'è il piano tutto rivestito di dollari. Ragazzi, il posto è stra particolare, è incredibile essere qui in inverno. C'è anche il parco per la musica dal vivo. Ragazzi, ci siamo seduti qua fuori, abbiamo ordinato due hamburger, un cheeseburger e un hamburger, specialità della casa, li proviamo. Diamo una chance a Bombay City, con questo clima veramente sembra estate. Ci hanno riempito il bicchiere di ghiaccio. È una macchina di ghiaccio potentissima. Pronti a mangiare questo hamburger casereccio di Bombay City? Il locale tra l'altro si sta anche riempiendo, ma guardate qua. Sono abbastanza curioso anche delle patatine. Le patatine sono di solito una cartina di tornasole di questi posti e sono veramente buone. Sono tutte diverse, quindi sinonimo di qualità. Strano. Buon appetito. Il costo di questo hamburger è più o meno come andare al McDonald's, non si spende di più neanche di meno. Sembra bello alto. La carne è buona. La carne è buona, non è tanto grande, ma la carne è molto buona. Anche l'hamburger è fatto a mano, eh? Sì. Eh sì. Ma adesso lasciamo il ristorante, proseguiamo qua in fondo alla strada per andare proprio di fronte al Salton Sea. Questa è Bombay Beach. Qua ci sono un po' di rulottozzi mezzi abbandonati. Questi sono resti di case, case mobili, camper, roulotte. In parte abitati, in parte certamente no. Ma noi vogliamo andare un attimo qua. E adesso andiamo qua a destra, sopra l'argine, a vedere il Salton Sea. Dobbiamo cercare di non rimanere impantanati qua. Qua l'altra volta era deserto, non c'era nessuno. Ci fermiamo qua. Accanto a questa scultura con gli specchi. Ok,
Che posto anche questo. Il Santo Sì ha una storia molto particolare, perché è nato per un errore ingegneristico e dopodiché è stato comunque sfruttato per tantissimi anni a fini turistici, sia da questo lato, proprio a Bombay City, che dall'altro lato, a Salton City, si erano create dei resort turistici dove la gente veniva a passare le vacanze e dove giravano anche tanti soldi. Dopodiché però una cosa che non era stata prevista è che questo lago si sarebbe trasformato in uno dei laghi più inquinati del mondo. Come avete potuto notare, qui intorno ci sono un sacco di campi coltivati e l'agricoltura intensiva fatta in tutte le valli circostanti il Salton Sea hanno fatto sì che qui si riversassero un sacco di prodotti chimici che hanno reso quest'acqua tra le più inquinate del mondo. È un lago morto. Le forme di vita qui sono veramente pochissime. Chiaramente negli anni sono state fatte delle operazioni affinché questo lago torni alla normalità, ma ci vorrà ancora tantissimo. E Bombay City è diventata un po' il simbolo di questo posto, perché qui le varie forme d'arte hanno cercato anche di esprimere il dramma capitato qua, ma anche la volontà di ritornare alla nuova vita. Una volta l'acqua arrivava là dove c'è quel molo, dove stanno giocando adesso quei bambini. Come vi dicevo, là in fondo c'era quello che una volta era il molo del periodo in cui qui c'era un porto turistico. C'è questa cassetta delle lettere e lì c'è l'altalena. Quando siamo venuti qua un anno e mezzo fa, l'acqua arrivava qui. Qui c'era l'acqua un anno e mezzo fa e adesso non c'è più. Questo lago è da tanti anni che si sta prosciugando. Ci sono diverse teorie che spiegano questo comportamento. Una è quella del riscaldamento globale, però molti scienziati ritengono che in realtà la causa principale sia l'utilizzo che viene fatta dell'acqua del fiume Colorado. L'acqua che di fatto alimenta tutti i campi coltivati che abbiamo visto qua e non solo, centrali idroelettriche, bacini, un sacco di roba. L'acqua del fiume Colorado è sempre meno e noi ce ne siamo anche resi conto vedendo quanta poca acqua defluisce nel Mar de Cortez, dove il Colorado si tuffa nel mare. L'utilizzo dell'acqua del fiume Colorado in questa zona viene fatta prevalentemente per l'agricoltura. Anche questo, insomma, l'abbiamo visto con i nostri occhi in questi giorni qua in questa zona desertica. E pensate che questo viene fatto per tantissimi e tantissimi chilometri lungo il corso del fiume. Probabilmente anche tra meno di un anno quell'altalena non sarà più in mezzo al lago. We don't care about the second wind or something else to take form. Someone else to keep us warm. Oh, we're learning where to aim and still learning. Tutte le sostanze che sono diluite nell'acqua di questo lago, quando il lago si ritira, si depositano sul terreno che stiamo calpestando. E questo diventa un grossissimo problema pian piano che il lago si prosciuga, perché quando c'è tanto vento, queste polveri si alzano. Questo diventa un problema per la respirazione dell'uomo. La cosa incredibile è che guardando da vicino questa sabbia, si vede che praticamente stiamo camminando su un tritio di ossa di pesce. In diverse epoche ci sono state delle morie massive dei pesci, fino quasi praticamente a estinguerli totalmente qua dentro. Pensate che non tantissimi anni fa c'è stata l'ultima morte di massa di questi pesci e l'odore dei pesci morti riversati sulla spiaggia è arrivato fino a Los Angeles. Una roba incredibile, ragazzi, di cui si parla veramente molto poco. Tritio di ossa di pesce, e magari non solo. Probabilmente vi starete chiedendo, ma che odore si respira, che profumo c'è nell'aria di Bombay Beach?
La risposta è che non è buono. C'è puzza, ragazzi, ma è una puzza strana. Non è piacevole stare qui tanto tempo. Infatti adesso noi andiamo via. Avevamo parlato un po' del Salton Sea più approfonditamente. Ci sono i video, andateli a vedere. Sono di un anno e mezzo fa, però sono ancora recenti, il problema c'è ancora. E ragazzi, guardate qua. Siamo a meno 71 metri. Infatti questo Salton Sea è più salato del mare. Altra cosa è che quando si è formato questo lago non ha trovato sbocco, non esce da nessuna parte. L'acqua arriva qui e finisce qui. Salutiamo il Salton Sea. Mi raccomando, non ti ritirare troppo perché potrebbe essere un problema. Eravamo finiti in un bel buco. Abbiamo rischiato di rimanerci nell'acqua. Riattraversiamo Bombay Beach con le sue roulotte strane. Prendiamo una deviazione tra i campi. Andiamo laggiù verso quelle montagne a cercarci un posticino per la notte. Siamo arrivati a La Mecca, nella parte più a nord del Salton Sea, e adesso ci allontaniamo dal lago per andare da qualche parte qua su. Once more into the fire, once more into the burning flames, once more. E qua ragazzi stanno raccogliendo pomodori a tavoletta. Coltivano di tutto, agrumi, pomodori, insalata, lattuga, cavolo, palme, tutto. Siamo quasi arrivati alle montagne, prendiamo una deviazione per un canyon. Se va bene solo con i 4x4. Andiamo a vedere. C'è una macchina ribaltata. Forse voleva provare a scalare quella collina, ma non c'è riuscita. Qua la strada è stata un po' portata via dalle piogge. Ma un po' di buca. Guarda che strane forme che hanno queste rocce, montagne levigate dal tempo e dall'acqua, dalle intemperie, dal caldo, dal freddo. Qui d'estate ci sono 100 gradi all'ombra. Qua vedo già dei posti che potrebbero essere buoni dove rimanere la notte. Che deserto, ragazzi! Wow! Siamo su Marte, adesso ci troviamo un posto qua spettacolare dove venire. Wow! Altro pianeta questa notte, ragazzi. Dormiamo su un altro pianeta, qua, dentro questa conca. Ci mettiamo lì, c'è un cartello, andiamo a leggere e ci fermiamo lì. Guarda che posto. Troppo bello, troppo bello. Ci infiliamo proprio qua, ragazzi, qua dietro. Mamma mia, che posto! Che posto meraviglioso, ragazzi! Adesso cerchiamo la bolla perfetta
e passiamo una notte fantastica. Ragazzi, ci siamo piazzati, questo posto è strepitoso, uno dei più belli degli ultimi giorni. Che canyon! Qua c'è una specie di sentiero, a parte che qualcuno ha fatto dei graffiti che possono sembrare alieni, ma sono umani, si riconosce. Si capisce bene, ragazzi, c'è lo zampino umano. Wow! Ma che roba è? Bellissimo. E c'è un silenzio veramente incredibile.